Buonasera a tutti amici e amiche della Pallacanestro da Vicenza, tutti i tifosi dell'Arechico che ci stanno seguendo su Facebook, ma che ci seguiranno, che ci stanno seguendo anche qui da Vicenza. Sono davvero tantissimi e rumorosissimi, soprattutto i nostri tifosi che cercheranno di spingere la squadra verso il cammino netto, verso l'ottava vittoria consecutiva. Sappiamo ovviamente tutti che l'Arechico è prima con 7 vittorie in altrettante partite. Io come sempre sono Luca Del Favero che vi dà il buon pomeriggio intanto appunto dal Pala Sport di Vicenza. Trama rossa Vicenza contro Arechico Faenza, entrambe le squadre hanno tutti i giocatori della formazione tipo a loro disposizione. Partiamo adesso con la presentazione degli ospiti della Arechico, che giustamente lo speaker ha definito come la capolista del girone. Tra l'altro qui vicino a noi ci sono tifosi faentini, quindi se sentite grida, applausi e quant'altro è proprio perché siamo nel cuore, anzi no, in realtà non proprio nel cuore, ma vicini al tifo. Partiamo dunque con Carlo Pomagalli con il numero 2, con il numero 6 Flavio Gai, con il numero 7 Daniele Costanzelli, con il numero 8 Jacopo Silimbani, con il numero 10 Giulio Casagrande, col numero 11 il capitano Mattia Benucci, col numero 12 Mattia Zampa, col numero 13 Marco Petrucci, col numero 19 Gioacchino Chiappelli, con il numero 25 Matteo Petrini, ovviamente coach Massimo Friso, suoi assistenti Emanuele Belosi e Claudio Agresti. Andiamo a vedere adesso la formazione di casa, che gioca con una squadra a righe bianco-rosse simile a quella del Vicenza Calcio, ma restando in ambito cestistico ricorda un pochino quella dell'Olympiacos Pireo di Atene, col numero 1 Quartieri, col numero 8 De Martini, con il numero 9 Montanari, con il numero 10 Corral, col numero 10 Alberto Rigon, col numero 15 Pier Giacomo Rigon, col numero 18 Umberto Campiello, col numero 21 Mezzalira, col numero 23 Conte, numero 24 Contrino, numero 32 Andrea Campiello, numero 34 Crosato, allenatore Marco Venezia, nelle ultime 7 stagioni ad Arzignano, squadra che ha militato sia in Serie B sia in Serie C Gold. Ma adesso tutto pronto per l'inno nazionale e dopo parleremo meglio di questo Vicenza Faenza. 5:40 alla palla 2. Con l'urlo di battaglia, arbitri dell'incontro, vado subito a citarli, entrambi toscani, Francesco Venturini di Lucca e Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme, provincia di Pistoia. Ma andiamo a parlare della trama rossa Vicenza, squadra che con 10 punti, ovvero 5 vittorie, è al terzo posto, a pari merito con Ozzano però che ieri sera ha perso a Bernareggio.
una delle squadre, diciamo, accreditate per le prime posizioni. Lo scorso anno è arrivata terza, uscendo poi nei playoff con Borgo Cesia, tant'è che proprio grazie a quest'ottima stagione la dirigenza ha deciso di mettere nell'organico pochi innesti ma mirati. Uno di questi è Daniele Quartieri, ottimo tiratore di Lecco, infatti viaggia con 10,6 punti a partita. L'altro è l'ala Enrico Crosato, capitano della Virtus Padova, ce lo ricordiamo benissimo perché lo scorso anno a Padova segnò ben 5 triple contro Faenza e tra l'altro è anche stato il miglior rimbalzista del girone. E l'ultimo è il playmaker Gianmarco Conte, un under della costa, ex Costa Volpino Alto Sebino. Giocatore di punta Diego Corral, centro da 14,3 punti a partita da 5-8 rimbalzi, e insieme a lui fa coppia Andrea Campiello, classe 87, 11,6 punti, 4,1 rimbalzi. Un organico che è molto forte sotto canestro, anche se poi non dimentichiamo il playmaker De Martini, l'ala Montanari, insomma una squadra davvero molto, e Umberto Campiello, fratello di Andrea, capitano della squadra, una squadra davvero molto 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 pronta in ogni reparto e completa. Tra l'altro, come in settimana ha detto coach Friso, Faenza e Vicenza sono due squadre che giocano una pallacanestro opposta, nel senso che gioca molto Vicenza con palla in area proprio per innescare i suoi lunghi, oltre che per appunto, se è una squadra molto fisica, anche giocare a ritmi bassi. Faenza invece, come tutti ben sappiamo, è una squadra che gioca a ritmi altissimi. Vediamo oggi cosa succederà, anche perché ci sono in palio punti pesanti per la Coppa Italia. Ricordiamo, le prime due classificate alla fine del girone d'andata si qualificheranno alla Final Eight insieme alle altre prime di tutti i gironi. Non si sa ancora dove si giocherà, ma si sa che il 6 gennaio finirà il girone d'andata e quella sera, se non prima, si sapranno le iscritte alla Final Eight. Pochissimo alla palla 2, vedo già i giocatori di Faenza in maglia nera, giocatori carichissimi ovviamente per questo incontro, perché c'è un entusiasmo pazzesco in città. Lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo. Andiamo a vedere i 5 di Faenza. Quintetto tipo con Venucci, Fumagalli, Petrucci, Chiappelli e Costanzelli. Dall'altra parte vediamo Montanari, Corral, Quartieri, Andrea Campiello, e De Martini. Vicenza in cerca di riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana proprio qui in casa contro Padova, un derby molto sentito, una partita che ha lasciato qualche strascico polemico tra la tifoseria. Parlavo poco fa con un collega, diceva: non siamo praticamente scesi in campo. Fumagalli con un magheggio recupera palla, va però nelle mani di Vicenza per il primo possesso. De Martini fuori per il numero 9 Montanari, sbaglia al rimbalzo, ancora attenzione perché la lotta rimbalzo sarà una delle chiavi di questo incontro. Va adesso il numero 8 De Martini, scarico ancora per Montanari, sotto canestro per Andrea Campiello, il gancio, l'errore, Chiappelli, c'è, rimbalzo, palla nelle mani di Venucci. 30 secondi sono già volati di questo incontro, questo primo match della giornata. Ovviamente teniamo un occhio particolare a quello che accadrà a Cesena tra Tigers e Cremona, perché la squadra che segue il maestro con due punti di svantaggio la prossima arriverà al Palacattali. Chiappelli si gira, ferro, segna, 2-0, Chiappelli. Chiappelli che sta giocando una stagione fantastica, davvero grande leader in campo e fuori. Sportellate sotto canestro, Corrara adesso contro Costanzelli, scarico per Andrea Campiello, da 2, giocatore completissimo
centro che davvero abbina il tiro da tre e il tiro da due con grande facilità. Fumagalli fuori per Vellucci, trova Petrucci, difesa schierata adesso di Vicenza, Chiappelli desiste nel tiro, prova a battere Campiello, bello scarico per Costanzelli, ma Costanzelli desiste un po' e allora va a rubare palla Vicenza, e la va a orchestrare a De Martini fuori per Corral, prova a muoversi Quartieri ma non trova il compagno, allora De Martini fa tutto da solo, infrazione di passi, ritmi altissimi questo avvio di gara. Intanto ricordiamo che Vicenza gioia e dolori per l'Arechico, due anni fa qui arrivò una grande vittoria con 30 punti di Casadei, 32 di Campiello, lo scorso anno invece una brutta sconfitta, una delle peggiori in trasferta, questa è quella di Lecco, la metto nel mio albo degli orrori dello scorso anno. Costanzelli da sotto, l'errore, poi riprende palla, subisce fallo Costanzelli, vediamo di che, di Quartieri. Costanzelli, due liberi, due minuti esatti intanto sono passati nel primo quarto, Costanzelli con l'aiuto del ferro, 3-2, Costanzelli che inizia molto bene anche a San Vendemiano, una scelta che ormai sembra lontana anni luce, ha giocato due partite consecutive in casa, errore, e con Campiello va a recuperare palla e a darla a Montanari, uno dei tanti confermati come dicevamo poco fa nella rama rossa. Campiello, buona la difesa di Chiappelli, prova a entrare fuori per De Martini, scarico per Quartieri dalla lunghissima distanza, 5-3 di Quartieri e lui è tiratore, lo conosciamo benissimo avendolo visto Lecco. Chiappelli, anche lui è un tiratore, 5-6, 6-5, anzi 5 punti di Chiappelli, non si può lasciare la mattonella alzo perché poi punisce in questo modo, 6-5, 7-18 alla fine del primo quarto, piazzato di Montanari, segna anche questo giocatore, 7-6, di nuovo sorpasso di Vicenza, Vellucci da casa sua, la tripla del capitano, 7-9, parlano a suon di triple le due squadre, intanto c'è un fallo sotto canestro, anzi no, fuori di Fumagalli, primo fallo di Carlo su Quartieri, rimessa per Corral, fallo a testa per le due squadre, più nello specifico di Quartieri, di Fumagalli. Montanari, palla sotto per Corral contro Costanzelli, bravo Costanzelli a far sbagliare Corral, poi la palla finisce fuori, ancora Quartieri con dedica, 10-9, 6 punti per lui, solo triple o quasi, due per parte, Vellucci, fallo su di lui, parte di Montanari, sì, fallo di Montanari, la rimessa Arechico, ricordo gli arbitri entrambi toscani, Venturini di Lucca e Di Salvo di San Giuliano Terme di Pistoia. Vellucci, Magalli prova a entrare, scarico per Petrucci, fallo su di lui da parte di Quartieri, secondo fallo per lui. Petrucci che si è ripreso dal problema alla caviglia patito con Desio, si era poi ripreso anche a partita in corso, però la settimana è servita per rimetterlo al meglio della condizione, bene anche il polso di Chiappelli. Vellucci prova a entrare, slalomeggia, un tiro corto, poi nel traffico Costanzelli recupera palla, molto bene questo attacco di Faenza, palla sotto Costanzelli, Corral,
grande stoppata per Costanzelli, 6 secondi per imbastire l'azione. Corral è uno dei pivot più forti del girone, con un lungo passato in serie a 2. 5 secondi intanto, è uscito di nuovo il pallone, ma se n'è andato un secondo. Vinucci va. Vinucci per Fumagalli, prova da 3, Fumagalli, errore, poi Chiappelli recupera un rimbalzissimo e ripartono i 14 secondi, 10 adesso per il tiro. Petrucci prende lui il piazzato, sbaglia, peccato perché Faenza non si prende dei brutti tiri, ma finora è stata sfortunata. 5:33 alla fine del primo quarto, passaggio per Corral, Chiappelli fa buona guardia, tiro che va nel ferro e va poi nelle mani di Joe Chiappelli. Vinucci prende, Vinucci l'errore. È rimbalzo ancora di Vicenza, ma siamo già dall'altra parte con Ralli. Adesso 2 punti, 12-9, primo mini parzialino per la trama rossa. Per Vinucci, Fumagalli, Vinucci fuori per Chiappelli, bene la difesa di Vicenza, Chiappelli prova ad entrare, si gira, tira, l'errore, Fumagalli è listissimo a prendere palla, peccato, non si capisce con Vinucci, peccato, 4:40 alla fine. Settimana coach Venezia, coach di Vicenza, ha detto bisogna iniziare con lo spirito giusto dopo la sconfitta di Vicenza, sicuramente è iniziato molto bene, ma dal lato dell'impatto fisico entrambe le squadre hanno interpretato il match fino ad ora alla grande. Errore intanto, poi rimbalzo di Costanzelli, ultimo colpo di Vicenza, c'è un cambio, entra il numero 23 Conte al posto di Quartieri. Cambia anche per preservarlo perché ha fatto 2 falli. E rimessa Faenza con 4:25 sul cronometro. Chiappelli, Vinucci, Fumagalli è libero, non tira, preferisce lo scarico per Chiappelli, peccato, peccato. Cambia adesso anche per Faenza, esce Fumagalli, entra Gai. Applausi sia per Fumagalli che lascia il campo, sia per Gai. Effettivamente i suoi tiri anche fuori tempo, fuori ritmo, possono essere fondamentali in questo momento della gara. Fuori il pallone intanto per Montanari, scarico per Conte, Corral, Gai quasi gli ruba palla, Corral esce, poi errore, ma c'è nel traffico la spinta di Chiappelli. Prova a entrare De Martini, canestro su fallo. Intanto entra Crosato, entra Campiello. De Martino al libero aggiuntivo. Sbaglia e il rimbalzo finisce in qualche modo nelle mani di Costanzelli, che con un gioco di prestigio
va a recuperare il pallone. Dunque più 5 però per Vicenza. Fallo di Conte su Gai. La spinta c'è stata, più che la fischiata andrei a sottolineare il metro arbitrale, perché una fischiata del genere vuol dire che il metro è davvero molto molto... Guarda davvero tutto. Sirimbari è entrato al posto di Costanzelli, Gai sbaglia, poi il rimbalzo ancora nelle mani di Gai. Reattivissima Faenza che finora ha solo pagato qualche errore di troppo al tiro. Petrucci trova un'autostrada, va a percorrerla fino in fondo, mette i primi due punti, 14-11, bravissimo Sirimbari a rubare palla a Conte, 3-10 alla fine, possesso importante. Poi bravissimo anche Corrada ad anticipare Gai. Ha risposto davvero con la stessa moneta, Penucci. Poi palla Faenza. Davvero tanto agonista. Che è un buon avvio di gara. Per Faenza adesso il tenato è richiesto da Vicenza, ma anche Friso potrà parlarci su. Andiamo a vedere intanto un pochino la situazione falli. Abbiamo detto un fallo per Gai e un fallo per Fumagalli, un fallo per Chiappelli. Dall'altra parte due falli per Quartieri, uno per Conte, uno per Montanari. Intanto è entrato Contrino, giovane classe 2000, prodotto delle giovanili, ha un buon minutaggio, si è fatto anche titolare in diverse occasioni. Faenza invece presenta Gai, Sirimbari, Venucci, Chiappelli e Petrucci. Andiamo a vedere Vicenza a Montanari, Contrino, Corral, Conte e Crosato. Chiappelli per Gai, la difesa di Vicenza si fa sentire, Gai prova ad entrare, bravo Gai che si prende i due liberi. Fallo di Contrino. Gai è caduto ma si rialza. Ma Gai con due liberi, questa è la possibilità di diminuire lo svantaggio, segna il primo Gai. 14-12, sbaglia secondo, sfortunato perché il canestro glielo sputa letteralmente. 2-38 intanto alla fine di un primo quarto, ottima ancora palla recuperata da Faenza, fallo di Montanari, è il secondo se non andiamo errati. Esce Montanari, entra Quartieri. È già bonus Vicenza, va Petrucci. Sbaglia il primo. Segna il secondo. Terzo punto per Petrucci. 14-13, Contrino, 2 minuti e 20 alla fine, ma buona la difesa di Faenza, Sirimbari, Crosato, fallo,
Dovrebbe essere di Sili, sì. Allora, numero 8, Sili Mani, il primo personale. Due liberi, Diego Corral. Su Corral. Segna il primo, terzo punto. 15-13. Sbaglia il secondo e il pallone va nelle mani di Faenza. Dunque, due punti di distacco tra le due formazioni. Il primo quarto che è volato e davvero è stato deluso le attese. Venucci, Cappelli, Venucci ancora fuori per Gai. 5 secondi per un tiro, prova da casa sua. Yeah! Da 10 metri! Sorpasso! Faenza! A 1.40 dalla fine, poi ancora! Rimbalzissimo di Faenza! Dopo vado anche a controllare i rimbalzi. Appena si ferma un po' il gioco, Venucci! Sotto per Cappelli! Peccato, chiede anche il fallo, gli arbitri non sono dello stesso avviso. Allora 80 secondi alla fine, perde palla, poi va Cappelli a poggiare, 15-18 dall'ennesima palla recuperata. Silimbani ancora recuperata, peccato Venucci, la palla esce, doppio cambio, entra De Martini al posto di Conte, esce Cappelli, entra a casa grande, 56 secondi alla fine del primo quarto. Tanto c'è un cambio anche nella panchina di Vicenza, anche il cubo del cambio di Vicenza. Dovrebbe essere Andrea Campiello, esatto. Esce Corral. Fallo in attacco. A Campiello, primo fallo personale. Tanto vado a dirvi un attimo il discorso dei rimbalzi, siamo 11-8, siamo un po'... siamo di più. Differenza per Faenza. Gai, Venucci, ancora Gai da 3, l'errore. Poi Campiello recupera, 34 secondi alla fine, dunque ci sarà un altro possesso per una delle due squadre. Vediamo cosa fa Crosato, sbaglia poi nel traffico Venucci. Gai, 22 secondi, non c'è da forzare, e infatti la palla va nelle sapienti mani di Venucci. Anche Freso dice calma, c'è comunque discrepanza di circa di qualche decimo addirittura. Vediamo cosa fa Faenza. Gai si prende il tiro, lo sbaglia nel traffico, Casagrande tocca, rimessa Vicenza, 2 secondi e 3 centesimi dalla fine, più 3 sempre Rechico, 15-18. 2 secondi, prova da casa sua, finisce il primo quarto sulla 15-18 per la Rechico. Andiamo in diretta per il secondo quarto. Dunque si riparte dal 18-15 per la Rechico. Vedo in campo Rechico con Gai, Fumagalli, Casagrande, Silimbani e Petrucci, dall'altra parte Quartieri, Andrea Campiello.
Montanari, Contrino e Corrado. Anzi no, scusate. Crosato. Primo possesso per Vicenza. Prova la tripla Contrino. Palla esce, rimessa per Faenza. Si rimanda alla rimessa. Dunque, buon parziale quel 15-18 che ha portato Faenza avanti. Gai. Magalli, Gai ancora. Magalli ancora a Casa Grande. Gai sotto per Silvani, prova il tiro Sili, morbidissimo, più 5. Crosato, buona anche la difesa di Faenza. De Martini prova a entrare, Fumagalli bravissimo a indurlo all'errore, poi rimbalzo di Petrucci. L'ultimo tocco di Petrucci, bravo bravo qui è il giocatore di Vicenza. Esce Contrino, entra Umberto Campiello, il capitano. Porta centimetri di esperienza adesso Vicenza. Errore ancora di Vicenza nel traffico, la prende Vicenza, la tira addosso a Gai. Seconda palla recuperata in questa maniera, 20-15. De Martini per Quartieri, fuori ancora per Campiello. Andrea Quartieri prova il tiro, lo segna. 17-20, 8 punti suoi. Gai, attenzione perché forse è fallo di Quartieri. Eh sì, terzo fallo. Prova, segna, 2 punti, più 7, più 5 scusate, alle chicco. Poi salta dall'altra parte Sirimbani, Petrucci, fuori per Sirimbani che prende la tripla, quinto punto, 17-25. Sotto Campiello l'errore, ennesima palla quasi recuperata da Faenza. Prova adesso da lunga distanza, Crosato. Quartieri, scusate, undicesimo punto. Sirimbani va a recuperare palla, prova la tripla Sili, l'errore nel traffico Fumagalli. Gai, sicuramente è la partita e qui entrambe le squadre ci mettono aggressività e Faenza non è da meno. Gai, scarico per Petrucci, prova a prendersi la linea di fondo, fuori per Casagrande, la tripla di Casagrande, l'errore, il rimbalzo. Casa Grande. Time out per Vicenza. C'è la connessione.
Ritorniamo in diretta, ci scusiamo, ma abbiamo problemi tecnici anche oggi. Abbiamo più problemi tecnici quest'anno che negli ultimi 2 anni e mezzo. Chiedo a tutti quelli che ci vedono di portare pazienza. Per fortuna i ragazzi in campo ci stanno facendo grandi cose, ma davvero è incredibile. Stiamo avendo veramente più problemi nelle ultime dirette che da quando a metà del campionato 2016-2017 abbiamo iniziato a fare le dirette Facebook. Adesso comunque dovrebbe essere tornato tutto nella norma, 25-20, 6-50 alla fine. Dunque si ricomincia con la rimessa per Vicenza. È uscito Quartieri, Crosato, Umberto Campiello, De Martini, Andrea Campiello e Montanari, sono i 5 di Vicenza. Non si capiscono. Montanari e Crosato, la palla finisce nelle mani di Faenza, Gai, Petrucci, Sinimbani, Gai, scarico per Sinimbani, ancora Sini, ma che partita di Sini, 20-27 più 7. Sette di Chicco. Prova adesso De Martini. Quinto punto per lui, 23-27. Cerca la scossa. Gai fuori per Sinimbani, ancora Sinimbani, peccato, ma ci stava. 5-58 all'intervallo. Crosato, Montanari, Andrea Campiello, Umberto Campiello, 25-27. Piccolo break di 5-0. Magalli sbaglia, adesso attenzione perché Vicenza giustamente prende vigore. De Martini, Umberto Campiello contro Gai. Intanto Chiappelli e Venucci al posto di Petrucci e Gai. Abbiamo visto che è una... Intanto ed esce anche Andrea Campiello dentro a Corral. Abbiamo visto che è un arbitraggio che davvero tollera pochissimo. A 25, Venucci, 5-10, 6 secondi, Sinimbani, un secondo per il tiro, errore di Sini, Chiappelli, ultimo tocco proprio di Chiappelli, che probabilmente viene spinto, però è l'ultimo tocco il suo, giustamente la rimessa viene data, spinta nei limiti assolutamente del gioco. Martini porta su palla. Umberto Campiello fuori per Montanari. Prova a girarsi, forse anche in frazione di passo. Crosato, bel tiro. Segna e viene. E viene la parità. Break di 7-0. Venucci. Fuori per Casagrande, linea di fondo per Casagrande, primi 2 punti, 29-27, 4-25 alla fine, partita bellissima davvero. Sinimbani adesso va. Chicco Venucci commette fallo, entrambe molto molto lontane dal bonus. Intanto un ottimo Sinimbani, entra a Costanzelle.
4-10 alla fine. Tutte e due eravamo molto distanti dai bonus, 2-2 falli. Chiappelli, secondo errore. Secondo fallo per Chiappelli. Palla sotto per De Martini che deve uscire, passa per Crosato, ancora De Martini, 9 secondi per imbastire un'azione, Corral si prende la tripla, sfortunatissimo, poi rimbalza Umberto Campiello, non è dei migliori, allora la palla schizza nelle mani di Fumagalli, Casagrande, arma il braccio! Aveva usato anche la tabella, ma poi il ferro lo ha sputato, si è andato dall'altra parte, 3.40 alla fine, sempre più due Rechico. Prova adesso l'errore di Corral, poi Costanzelli recupera palla per Venuzzi, forse c'era anche un fallo questa volta. Casagrande, scarico per Chiappelli. No, pesta la linea di fondo, sfortuna vera. E si riprende dunque. 29-27, 3-19 alla fine del primo tempo. Montanari prende la tripla da libero, poi c'è l'errore di sotto nel traffico. Vediamo di chi è il fallo. Di Chiappelli. Questa decisione non mi vede convintissimo, anche se perché secondo me nel traffico c'era davvero un po' di caos. Adesso vado a parlare con l'arbitro. Entra Sirimbani al posto di Chiappelli. Ho parlato con l'arbitro. Resta 9 alla fine. Questa è una brutta notizia. Poi è chiaro che lì nel traffico gli arbitri hanno visto smanazzare un po' tutti, vero? Le spese le ha fatte Chiappelli. Le Martine, scarico fuori per Umberto Campiello. Quarto punto, 29 pari. Magari sarà una battaglia fino alla fine, lo ha detto Casagrande in settimana, lo confermiamo. Sono le partite che ci piacciono. Venucci, Fumagalli è libero, arma il braccio, c'è il fallo di Corral. Primo fallo. Tre liberi per Fumagalli. Il primo. Segna anche il secondo. E anche il terzo, 29-32. Quinto punto di Fumagalli, praticamente a usato una strada più lunga per fare tre punti anziché fare la tripla. 32-29, 3 punti per Fumagalli, 3 come punti di Faenza. Crosato, canestro più fallo. Primo fallo di Casagrande. Dunque Crosato ha la possibilità di portare in parità. Completa l'opera, 3-2-3-2. Rimessa per Faenza. Caricarsi Casagrande. Venucci
anche questo è fallo, comunque se dobbiamo andare a vedere il metro anche questo era fallo su Venucci. Poi recupera palla in qualche modo Vicenza con Crosato, ha aumentato l'aggressività Vicenza, ha un po' sorpreso Faenza. De Martini, scarico per Crosato, fuori per De Martini che prende la tripla, la sbaglia. Due punti per Corrado. Time out per coach Friso. Secondo me in questi casi è che il metro arbitrale, per giusto o sbagliato che sia, deve comunque sanzionare gli stessi tocchi. Qui abbiamo visto che è un metro che porta inevitabilmente a fischiare anche i respiri, e hanno fatto le spese, i cappelli, ma anche lo stesso quartiere, eh? Però in questo caso se si fischiano dei contatti allora bisogna fischiare anche questo su Venucci. Comunque ...34-32 a 1.55 dalla fine del primo tempo. Rimbalzo. Il rimbalzo è una delle armi che ha cambiato un po' l'inerzia. Rimbani, infrazione di 5, no, fallo, palla Crosato, ecco, CVD, anche questo fallo sinceramente non lo capisco, non vedo per quale motivo abbia dovuto fischiare una fischiata del genere, comunque. 5-4, dunque Faenza già bonus, il prossimo fallo si andrà a tirare, il prossimo fallo di Vicenza andranno a tirare anche i panchini. Magalli, Venucci, 1.45 all'intervallo, Venucci fuori per Sirimbani, arma al braccio, Siri, corto! Rimbalzo di Vicenza. De Martini fuori per Crosato. Costanzelli su Corrado. Tocca Faenza, deviazione, c'è la rifrazione di passi secondo me di Corral. Rimessa per Vicenza con 7 secondi per costruire un tiro, ricordiamo sempre 34-32, palla sotto per Crosato. Tra 6-3-2 ancora Crosato, è un giocatore che Faenza soffre, l'ha sofferto l'anno scorso, lo soffre, sta soffrendo anche quest'anno. Fumagalli non trova compagni, allora scarica per Venucci, la tripla di Mattia, sfortunatissimo, il canestro dice no. 57 secondi, siamo entrati nell'ultimo minuto. Petrucci ci mette il corpo con Corral, Corral una preghiera, si rimane, va a recuperare il rimbalzo, Fumagalli va, carico per Sili, resiste dal tiro, De Martini per Fumagalli, fallo su di lui, dovrebbe essere il terzo per Montanari, sempre ammesso che sia Montanari. Però se protesta e completate voi la frase. Intanto Campiello e Conte sono pronti ad entrare. Terzo fallo di Montanari che esce insieme a Corrado ed entrano Andrea Campiello e Conte. Anche in questo caso il primo arbitro Venturini di Lucca è andato a parlare con la panchina di Vicenza, come avevo fatto
nel primo quarto, anzi no, scusate, nel secondo quarto con quella di Faenza. Fumagalli. Sesto punto. 3-6, 3-3. Con l'aiuto del ferro segna anche il secondo, perfetto, fino ad ora Fumagalli 5 su 5, 3-6-3-4, meno 2, 34 secondi alla fine, dunque ci sarà un altro possesso sotto il pallone, c'è anche il canestro. Fallo di Venucci. Esce Costanzelli e Dragai. Va Cambiello, autore già di 6 punti. Settimo punto. 3-9, 3-4. Secondi alla fine, 15 per imbastire un'azione per Faenza, bisogna adesso rosicchiare, fallo questo su Venucci, scarico per Gai, Gai la tripla, l'errore, sta succedendo di tutto sotto canestro comunque, rimessa Vicenza ma non fischiano più, Costanzelli pronto ad entrare, e anche Contrino, dunque entra, esce Venucci, entra Costanzelli ed entra Contrino al posto di Umberto Campioni. Contrino da casa sua finisce il primo tempo sulla 39-34 per Vicenza. Thank you.